una serie di giri per le province d'Italia ed è anche un po' l'occasione per fare il punto della situazione, non soltanto con i nostri attivisti, ma per parlare con i lavoratori, con gli imprenditori. Voi sapete che per me l'imprenditoria italiana è fatta soprattutto di quelle micro realtà, piccolissime realtà, è la somma delle piccole imprese italiane che fa il nerbo imprenditoriale ed economico di questo paese. Oggi leggevo un'intervista a uno dei capi di BlackRock, il solito Fubini che gliela fa, ed è chiaro che la volontà di certi ambienti finanziari è proprio quella di mettere un po' le mani, lo metto tra virgolette, sul risparmio ingente, incredibile degli italiani, quel risparmio che abbiamo costruito con la cultura dei nostri nonni, cultura del lavoro. Qualcuno ha detto amore è bello se litigarello, ci riferiamo al nuovo botta e risposta con la Lega. Sì, io penso che dobbiamo cominciare a riprendere quello che era lo spirito dei primi mesi di questo governo. Nei primi mesi abbiamo fatto tante cose la cui ricaduta è stata percepita dalla gente. Se penso alla dignità, se penso allo spazzacorrotti, siamo arrivati allo sblocca cantieri con Agostino Santillo. Insomma, abbiamo fatto tante cose importanti, ripeto, la cui ricaduta è stata immediatamente percepita dai cittadini. Ecco, ora direi di riprendere quello spirito, di evitare un po' di fare questi litigi, perché poi la gente non soltanto, come dice Salvini, ci paga lo stipendio, ma al di là del pagarci lo stipendio, la gente vuole dalla classe politica, da una classe dirigente seria e matura, vuole delle risposte. Il provvedimento di sospensione da parte della Giabil di licenziamento di circa 350 persone, ieri c'è stata la fumata bianca, al Ministero del Lavoro ci siete voi, quindi che messaggio lanciamo tenendo conto che la situazione non si è definitivamente sbloccata ma c'è una sospensione? Ma il messaggio che viene fuori, il messaggio della linea di Luigi Di Maio, è quello di prestare molta attenzione ai lavoratori. Finora gli altri hanno preferito concentrarsi sul valore delle multinazionali, a volte anche un po' sul ricatto delle multinazionali. Se non vi va bene quella che è la nostra ricetta, noi ce ne andiamo, perché purtroppo dentro l'Unione Europea viene consentito non soltanto di fare un'evasione fiscale a norma di legge, ma anche di sfruttare i lavoratori a norma di legge, perché dai la possibilità a queste multinazionali di andarsene dove vi è la possibilità normativa di sfruttare un po' di più i lavoratori. Bene, in Italia, forte anche di una grande tradizione socialista, se pensate allo Statuto dei lavoratori di Gino Giugni, uno Statuto dei lavoratori che concentra l'attenzione appunto sui cittadini e i lavoratori, bene, noi abbiamo ripreso quella tradizione, continuiamo a stare a tavoli di crisi badando proprio agli interessi dei lavoratori e sapendo che la distruzione che hanno messo in atto negli ultimi 20 anni non può certo risolverla in un mese, però hai le idee chiare e anche questa storia la dimostra. La Campania tornerà a breve nuovamente in emergenza rifiuti per la chiusura del termovalorizzatore di Acerra. De Luca ieri ha posto in essere il nuovo piano per la gestione. Allora, voi sapete che l'ambiente è una delle stelle del movimento, ma attenzione, ormai è una delle stelle delle giovani generazioni. Io parlo con i miei figli, hanno una grandissima sensibilità verso un mondo nuovo, un mondo ecosostenibile. Allora, alla classe dirigente attuale, soprattutto a chi governa le regioni, spetta la soluzione del problema dell'oggi. A noi che siamo in Parlamento e siamo investiti dal mandato popolare, tocca invece la visione di un paese. Allora, noi dobbiamo pensare veramente ai nostri figli. De Luca deve risolvere il problema adesso, lui è pagato per risolvere questo problema qui, non può perdere tempo. Lui sulle ecoballe ha sicuramente avuto la possibilità di fare di più rispetto ad altri. Bene, secondo me è arrivato il momento che lui dimostri, come dice sempre, di essere l'uomo del fare, l'uomo delle soluzioni forti. Bene, metta in atto una soluzione forte e deve risolvere il problema. A noi invece spetta accompagnare le giovani generazioni su una visione nuova, che è la visione per cui il rifiuto deve essere smaltito, deve diventare quasi un processo di una nuova industria che è una industria ecosostenibile.